Benvenuti, Larson. Ok. Stiamo per iniziare il talk della seconda giornata, scusate le spalle. Se vi volete accomodare, avete voglia di occupare anche le prime sedie oppure le tolgo, vedete voi. Ci sono le prime sedie libere? Ok. Bene, buona serata a tutti. Luca Panaro conduce. Grazie Marcello, grazie a voi e benvenuti alla seconda serata di Centrale Festival. E, come preannunciato, questa sera dedichiamo l'incontro a artisti e curatori, o quantomeno una rappresentanza del cuore della rassegna del festival di quest'anno, ovvero le mostre che sono state realizzate in seguito all'Open Call. Come già accennavo nella giornata di ieri, ma lo ripeto perché vedo alcuni volti nuovi, il festival quest'anno si caratterizza per alcune novità che consistono nel fatto di non essere più il luogo della celebrazione di autori che hanno già alle spalle una carriera pluridecennale, ma diventare invece un laboratorio in cui offrire la possibilità a degli artisti e dei curatori under 30 di esprimersi e di portare qui all'interno del festival appunto la loro produzione sia fotografica che video, perché nelle direttive che abbiamo inserito all'interno dell'Open Call c'era la necessità da parte nostra di ricevere delle candidature sia riguardo la fotografia con tutti i suoi livelli di sperimentazione, ma soprattutto e anche riguardo la videoarte o comunque quella che è l'immagine in movimento. Ecco, questa sera qui sul palco abbiamo alla mia sinistra Irene Guandalini, che ha curato una mostra che si trova in uno spazio molto bello che è al di là del bar, che sicuramente avete visto, questa sorta di grotta che si addentra all'interno delle mura della Rocca Malatestiana, e al suo fianco appunto tre dei quattro artisti che ha scelto durante l'Open Call e poi ha curato nella versione espositiva che potete vedere, rispettivamente Federico Poni, Alessandra Cecchini e Livia Sperandio. Alla mia destra invece al centro Monica Poggi, che invece ha curato una mostra che trovate all'angolo qui della Rocca, una mostra di un artista polacco, e di fianco a lei invece due artisti, rispettivamente Nicoletta Grillo, che fa parte di una mostra collettiva che vede la presenza di tre autrici, curata da Elena Vaninetti e Matilde Scarmellini, un duo curatoriale noto anche con il nome di 2014, e questa sera non ci sono Elena e Matilde, abbiamo avuto Elena Vaninetti ospite fino alla giornata di ieri e anche stamattina per le letture portfolio, e invece qua di fianco a me Luca Massaro, la cui mostra è stata curata da Marco Paltrinieri, e la mostra si trova proprio qua dietro al nostro schermo. Quindi con loro cercheremo questa sera di entrare all'interno dei lavori di ciascuno, anche con l'ausilio appunto di Monica Poggi e Irene Guandalini, che avendo curato le mostre o comunque anche essendo entrati nei progetti che hanno visionato in seguito all'Open Call, mi aiuteranno appunto a creare un dialogo e offrire a noi, a voi, la comprensione appunto di tutti i progetti che quest'anno compongono il nostro festival. Inizierei appunto con innanzitutto da Irene, chiedendo a lei quello che è stato il taglio curatoriale, la scelta dei quattro artisti che caratterizzano la mostra, che un po' comunque abbiamo accennato anche ieri e potremmo velocemente ricordare al nostro pubblico, e poi invece passare la parola ai rispettivi autori, di ognuno dei quali appunto abbiamo anche delle immagini che sono relative non solo al lavoro presente qui in mostra, ma anche ad altri lavori, in modo tale da offrire a voi la possibilità di conoscerli meglio e entrare più facilmente all'interno della loro produzione artistica. A te Irene. Prova? Ok. Buonasera a tutti. La mostra che ho avuto il piacere di curare si intitola Hyper Possibility ed è una collettiva che riunisce il lavoro di quattro artisti, di cui appunto tre sono presenti. Ricordo Hamza Kirbash, che è un artista curdo che non è purtroppo riuscito a venire per motivi di visto.
È una mostra che si presenta come una mostra aperta, cerca di esplorare un concetto che è quello della possibilità, che mi sembrava molto importante portare in primo piano perché raccoglie alcune tematiche che sono tornate ad essere presenti all'interno del dibattito pubblico. Si ritorna a parlare da pochi anni di un futuro possibile. Prima sembrava che il mondo stesse per finire con la fine del millennio, adesso invece si torna a parlare appunto di futuro e di nuove utopie che sono però concrete, cioè presenti nel reale. I lavori di questi quattro artisti sono tra di loro molto diversi, tutti però riescono a indagare in sotto aspetti e attitudini differenti un aspetto di questo tema. Direi che iniziamo subito con il lavoro degli artisti, così poi possiamo entrare più nel merito vedendo anche delle immagini. Iniziamo subito con Federico Poni, che ha portato un lavoro che riflette sul tema del gioco. Ci rappresenterà un po', ci presenterà il percorso che ha fatto per arrivare a quello che poi oggi potete vedere in mostra. Buonasera. Allora, vi racconterò un po' l'inizio del mio patema, ovvero della mia ricerca. Tutto è nato 2 anni fa quando andai in Senegal, in Casamance, che è una regione, con una ONG di Pavia, il Comitato Pavia di Senegal, che da 30 anni aiuta, un rapporto di amicizia dove aiutano questi popoli a costruire scuole, spazi ospedalieri, cose così. Visto che è una relazione più di amicizia che di pura cooperazione, mi hanno detto, guarda, vieni, fai un fotoreportage come vuoi, hai carta bianca, non devi fare niente di commerciale né pubblicitario, cose del genere. Ho detto, bello, figo. Quindi ho preso 3 rullini in bianco e nero e ho cominciato a fare foto. Ho fatto le foto per 2 settimane, poche, perché erano appunto solo 3 rullini, e poi al momento dello sviluppo, al momento della stampa, ho notato che mi sono soffermato su una cosa particolare, ovvero sul momento della festa, che in Senegal è proprio incentrato, è molto vicino sia al gioco sia alla religione, proprio all'animismo, anche se sono un po' islamici, un po' cristiani, ma sono tutti animisti. E praticamente ho visto che il gioco aveva proprio una funzione sociale. La prima foto, che era una maschera, era il puma, aveva una funzione sociale molto precisa, ovvero nel momento in cui 2 abitanti del villaggio, parliamo proprio di villaggio, non di città, fossero in litigio, doveva prendere queste 2 persone, farle combattere insieme contro se stesso. Quindi aveva proprio una funzione che non ho mai visto, insomma, in una festa europea, italiana, cose così. Quindi tutta la mia riflessione sul gioco, sul sacro, parte da qui. Quindi vi faccio vedere solo 2 lavori, questo e quello dopo. Ok. Questo è un documentario di visione, un documentario noiosissimo, proprio fatto apposta, perché volevo creare una sinestesia di immagine tra intrattenimento e noia, appunto, nel senso, sono di Pavia, questi sono dei paeselli attorno, e la cosa divertente è che tutte le feste di paese, tutti i patroni sono incentrati tutti verso la fine di agosto, inizio settembre. Motivazione non ho idea, però mi fa sorridere, perché c'è questo... La fine dell'estate e l'inizio, proprio il reinizio del lavoro, tipo nei campi, eccetera, con bacia. E quindi vedevo, tipo, facevo queste ferme immagini davanti ai bar sport, che sono un po' dappertutto in tutta Italia, e vedevo che l'unico intrattenimento popolare era in questi luoghi. E il fattore del sarto che arrivava la sera con delle manifestazioni completamente diverse da quelle senegalesi, insomma. Niente, è un documentario, quindi non c'è nessuna riflessione dietro, proprio volevo vedere queste cose e volevo mostrarle. Ed è molto diverso, insomma, una religione, cioè una festa religiosa con, insomma, nel 2018 con i fuochi d'artificio, cosa che ho 22 anni, ero andato l'anno prima in Senegal a vedere certe cose, poi mi sono un attimino reso conto che in Europa è completamente diverso, quindi sono abbastanza vicino all'antropologia.
avanti. Quindi poi ho visto questo, cioè, vedendo le cose che avevo fatto, ho detto ok, analizziamo un attimino i fatti. Tantissimi di noi penso che siano cresciuti nei parchi giochi, chi più chi meno, e quindi volevo proprio fare un lavoro prettamente tecnico, ovvero scattare, ritagliare le immagini, metterli in un piano senza rappresentazione perché non ci sono punti di riferimento spaziali, e insomma proprio dislocare l'immagine. Questo per portare cosa? Huizinga, che era un teorico tedesco di qualche decennio fa, teorizzava che il gioco ha un preciso spazio e un preciso tempo. Banalmente, il gioco è bello finché dura poco, no? Per me è una cretinata, ma quelli sono altri discorsi, però questi esempi che comunque sono veri. Quindi vedo in Europa che anche nel gioco si tende a regolarizzare il tutto. Il primo parco giochi in Italia dovrebbe essere annato 1936 alla Triennale di Milano. Nel 1936 insomma comincia proprio l'urbanizzazione totale, e quindi vedo che il gioco popolare deve comunque rientrare negli spazi urbani, deve rientrare proprio in certi precisi spazi, cosa che mi fa un po' strano vedendo il lavoro con cui dialoga il mio, ovvero quello di AMSA. AMSA ha fatto un lavoro bellissimo, semplicissimo, ma per niente banale, e proprio si vede proprio l'altro che in Turchia, cioè nel senso è qua dietro, però proprio il modo di vita è completamente diverso. Quindi questo lavoro semplicemente non ha nessuna pretesa di rispondere a domande, ma appunto vuole solo far partire tante domande cercando di appunto un sacco di possibilità. Grazie. No, volevo solo fare un piccolo, una piccola postilla, perché adesso è andato abbastanza veloce, nel senso che c'è stato un salto molto evidente dal punto di vista puramente iconografico delle immagini, però mi sembra molto interessante che un lavoro come quello di Federico, che rimane un artista ancora giovanissimo, che è ancora nel pieno fermento della ricerca artistica, sia partito da un linguaggio molto tradizionale, quello del fotoreportage più classico, più, anche più banale ormai, superato, e stia arrivato a trovare, a mettere un altro punto molto diverso rispetto alla partenza, diciamo, che è una ricerca dell'immagine, una ricerca di tipo anche metalinguistico. Sei partito con le fotografie in analogico, quando hai presentato la call mi hai presentato delle immagini ancora in analogico, sempre con dei giochi fotografati e decontestualizzati, ma che partivano da fotografie analogiche, e qua si sta facendo un lavoro di tipo puramente virtuale, non nel senso di tanto di digitale, ma proprio di passaggio da un'immagine fotografica, quindi che aveva un certo tipo di rapporto con la realtà, a un altro tipo di immagine, no? Sì, risponderei solo così, ma cerco di argomentare ovviamente. Insomma, se vogliamo proprio parlare di immagine pura e concreta, nel senso... Cazzo, mi hai fatto una domandaccia. Allora, vabbè, parlo di me, ok. Parto dall'immagine in bianco e nero perché vedo che la fotografia, vabbè, è scrittura della luce, solo che adesso con tutte le tecnologie che abbiamo e con tutti i nostri modi di rappresentare nuovi, secondo me non è più adatto alla fotografia analogica così intesa come fotoreportage, ma fare un lavoro del genere, ovvero con una fotografia digitale, con dei colori come sono, nel senso nella realtà, e decontestualizzarli mi sembrava più interessante, però nel senso... Come hai detto tu, c'è un lavoro più di linguaggio, di ricerca analitica che di estetica d'immagine. Quindi, poi vabbè, vederli così non c'entrano niente con l'installazione. Quindi, avere stampato queste immagini su questo tessuto semitrasparente smaterializza, sì, sono sia materiche perché comunque è oggetto, però le smaterializza, quindi fa... Ho già usato questa parola, vabbè, ma una sinestesia d'immagine particolare. Benissimo, grazie. E il prossimo lavoro che... Un applauso, dai.
Il prossimo lavoro, o meglio percorso artistico che andiamo a vedere è quello di Alessandra Cecchini, che è presente in mostra con un lavoro che si chiama Altrove, un lavoro che trovo molto poetico e che arriva a questa poesia tramite una gestualità minima. E ci mostrerà anche lei un po' il suo percorso per capire i temi su cui verte la sua ricerca. Buonasera. Allora, io parto, diciamo, come ecco, sperimentatrice di diverse tecniche. Non mi dedico totalmente alla fotografia, ma come vedrete da questi lavori, il mezzo viene spesso scelto proprio in virtù del concetto che vado a trattare. In questo caso, per esempio, si tratta di un lavoro che prende avvio da un fatto di cronaca. L'immagine è quella delle Torri Gemelle, quindi di questo momento della storia recente in cui vediamo comunque un colosso politico crollare sotto i nostri occhi, e lo vediamo attraverso appunto un'immagine che rimane comunque all'interno della nostra memoria collettiva. È un lavoro che si è sviluppato nell'arco di un anno, e in questo anno io ho creato appunto prima le torri in argilla e poi questa pavimentazione geometrica che tenta di diciamo ricreare un po' quell'ordine che è legato alla struttura proprio immaginaria e iconografica della città. Poi in altri casi ho trattato invece delle tematiche legate più alla memoria personale, però sempre a livello comunque di condivisione, quindi non mi interessa raccontare la mia storia personale, perché non credo interessi a nessuno, ma raccontare delle storie che possano essere in qualche modo anche condivise dall'osservatore. In questo caso c'è semplicemente la documentazione, diciamo, di una casa che è rimasta vuota dopo la scomparsa del suo proprietario, e un oggetto che è legato sempre a questa persona. Quindi in qualche modo la contrapposizione tra qualcosa di molto freddo come la fotografia e qualcosa invece di caldo come appunto un indumento che comunque riporta con sé l'odore, la forma che gli ha dato il corpo della persona scomparsa. È lo stesso. Ok, questa è una serie di lavori sempre su questo tema degli oggetti. Mi interessa molto la vita degli oggetti, il loro essere in qualche modo indipendenti a un certo punto dalla vita dei loro proprietari. Sì, andiamo avanti. No? E questo è il lavoro più recente, una serie di Polaroid nelle quali cerco di immortalare la presenza del cielo. Ovviamente si tratta di un tentativo di archiviazione del tutto impossibile, perché non sarò mai in grado di immortalare nella sua interezza il cielo, ma cerco appunto una rassicurante geometria in questa presenza che in alcuni momenti diventa anche ingombrante, ecco. E questo è il lavoro in mostra, è un lavoro che parla del concetto di confine, di limite e del superamento di questo limite attraverso un gesto che è quello di poggiare a terra uno specchio e fotografare appunto il cielo che si riflette su questo specchio.
È molto interessante, penso, vedere questi due lavori uno accanto all'altro, proprio per come dire, la differenza di il tipo di immagine molto differente, il tipo di approccio molto differente e il risultato poi a cui questa attitudine porta. Quello che mi aveva colpito soprattutto del lavoro di Alessandra è proprio il fatto che si muove su due binari paralleli. Da una parte ha un filone molto, molto intimo e molto intimista forse nella sua fotografia, che è una tendenza che in parte sta tornando nella fotografia contemporanea. Dall'altra mantiene vivo un interesse riguardo a certi argomenti molto astratti, se vogliamo chiamarli così, il tema del fallimento, della memoria, delle radici, della storia collettiva, e trova nella fotografia ancora un mezzo che può dire qualcosa in questo senso. Sì, della fotografia infatti mi interessa molto il fatto che diciamo ha due aspetti che spesso collidono. Da una parte la sua essenza comunque documentaristica e dall'altra il fatto che dietro ogni foto ci può essere anche una messa in scena. E questo per me è importante sia nel momento in cui tratto dei brani di memoria personale, che nel momento in cui tratto delle immagini di storia recente, ecco, oppure concetti più astratti. Quando dico che la foto ovviamente può essere, può racchiudere queste due anime, io penso per esempio a lavori come quello di Jeff Wall, in cui appunto ci rendiamo conto che l'immagine può essere nostra alleata o anche trarci appunto in inganno. Ultimissimo lavoro che vediamo, almeno per quanto riguarda Hyper Possibility, è il lavoro di Livia Sperandio, che è presente in mostra con un lavoro minuscolo, nel senso proprio di dimensioni. Si chiama Seconda Traccia, è un negativo fotografico 6x6, un piccolo lightbox. E lascio direttamente la parola. Grazie, buonasera. Sì, questi sono una serie di lavori che ho selezionato a partire da Forma Mentis, che è questo lavoro qui che ho realizzato durante il primo anno del master, e lo inserisco sempre nelle selezioni dei lavori perché è stato, per quanto vecchio, è stato molto importante perché è sofferto. Infatti è un lavoro che nasce da un ragionamento, una riflessione sul senso di inadeguatezza e un po' frustrazione di non raggiungere un risultato, un obiettivo, comunque una sorta di perfezione. Sono tre immagini, tre fotografie, still life di uno stesso oggetto, che è un gioco per l'infanzia, e le ho appunto le ho realizzate utilizzando l'oggetto, il gioco, nella maniera sbagliata, perché appunto la forma geometrica non è nell'incavo giusto, ma mi piaceva notare come comunque l'oggetto in qualche modo si incastra e rimane, sta. E mentre questo lavoro si chiama Two-Way Mirror, sono appunto due ritratti in cui ho utilizzato come fonte luminosa solo lo schermo di un iPad. Qui dalla proiezione ovviamente non si nota molto, ma il colore prevalente è il blu, che è il colore della tecnologia, ma anche un po', anche in inglese, la parola abbinata a un senso un po' nostalgico, di solitudine o di tristezza. E sono sì, in questi due ritratti mi interessava andare a indagare questo ormai non più tanto nuovo linguaggio del corpo, sì, iconografia, diciamo, e le due persone si trovano in questo spazio non identificato, perché non c'è nessun tipo di indicazione, è solo buio, quindi potrebbero trovarsi di fronte come sono stati collocati, oppure molto lontano. E li ho poi
so se c'è l'immagine dell'installazione subito dopo. Sì, li ho stampati in un formato molto piccolo. Questa è un'immagine dell'installazione della mostra collettiva Generation What al Corner Maxi di Roma, e sono stampe molto piccole, grandi più o meno come un tablet, appunto. Le ho volute incorniciare in questa cornice dorata, un po' quasi per ricordare dei dittici rinascimentali. E questo è uno dei lavori più recenti che ho realizzato durante l'esperienza Parallel European Photo Based Platform. Sono sia fotografie che un'installazione fatta di 5 oggetti fotografici, richiamo, perché appunto ho voluto un po' ragionare sul concetto di percezione, che cosa intendiamo per la realtà, per la parola realtà, cioè cos'è veramente reale per noi, se ci riferiamo a qualcosa di conosciuto oppure oggettuale, qualcosa che appunto abbiamo la possibilità di toccare. E quindi ho realizzato prima degli still life, degli oggetti, che poi ho in post-produzione deformato per poi stamparli e renderli degli oggetti tridimensionali, che sono fatti appunto solo di stampa fotografica. E poi li ho ogni oggetto, in ognuna di queste immagini c'è un finto oggetto, che è un oggetto fotografico ricollocato nella scena. E questo invece è l'ultimo lavoro che trovate in mostra, di cui parlava Irene. È una piccolissima light box, questa in quella immagine era stato installato nello spazio 1000 di Sesto San Giovanni, è stata la prima volta che l'ho esposto. E sì, è un lavoro che ragiona sul concetto di modello, che è qualcosa che si trova tra un'idea e la sua realizzazione, tra un pensiero e un oggetto in qualche modo. Qui l'ho realizzato, questa immagine è stata realizzata in analogico, trovate proprio il negativo originale, l'ho realizzata con una pellicola ortocromatica, perché è una pellicola che rende l'immagine estremamente grafica, che annulla un po' i chiaroscuri e quindi rende un disegno, per cui cercando di innescare un tilt rispetto allo strumento fotografia che nasce per riportare la realtà più fedelmente possibile. Grazie. Dal percorso un po' che hai tracciato, molto, anche questo molto rapido purtroppo, però quello che ci tenevo un po' a sottolineare è la grande libertà di linguaggi che tu adoperi. Che è una tendenza molto contemporanea nella fotografia, dove si sta verificando una ibridazione sotto più aspetti. Tu utilizzi quelli che una volta venivano chiamati generi fotografici, no? Abbiamo visto ad esempio la ritrattistica e lo still life, arrivi a riprendere delle tecniche molto antiche. Al centro però della tua ricerca ritorna ancora una volta un'indagine di tipo metalinguistico. Ritorna questo interesse nel cercare di capire che cosa può l'immagine, che cosa può fare, che cosa può dire, dove si colloca, quali sono i suoi limiti, e questo riprendendo, ripeto, con grande libertà anche tutta una serie di linguaggi di tipo visivo, i tuoi riferimenti di tipo artistico, legati alla storia dell'arte proprio, vengono metabolizzati per arrivare a capire davvero che cosa riesce a fare l'immagine contemporanea. Sì, come diceva prima Alessandra, anche io penso che comunque un lavoro debba essere realizzato sempre in funzione della tematica che si vuole affrontare e non del mezzo, per cui io ragiono sempre in maniera fotografica in realtà, però mi interessa poi cercare di utilizzare quello che
il lavoro mi chiede in qualche modo, quindi prediligo utilizzando sempre la tecnica della fotografia, poi scelgo un diverso tipo di sottolinguaggio in qualche modo in base a quello che il lavoro chiede. Grazie. Bene, grazie intanto appunto a Irene, a Federico, Alessandra e Lilivia per il loro contributo. Ricordo a voi che ogni curatore aveva la possibilità di non solo di scegliere alcuni artisti, ne sono stati scelti 10 su un centinaio di candidature che sono arrivate, ma aveva la possibilità di comporre o una mostra collettiva o una mostra personale o una collettiva più ricca o una collettiva più scarna, cioè giocare con quantità di opere e di autori in modo da valorizzare o esprimere determinati concetti. Appunto, quello che abbiamo sentito adesso è stata la scelta di Irene di lavorare con 4 artisti, loro 3 più Kirbash. Altri invece hanno fatto scelte diverse, come per esempio Monica Poggi, che ha deciso di scegliere soltanto un autore, così come è accaduto anche a Marco Paltrinieri, che ha scelto appunto Luca Massaro, quindi di realizzare una mostra personale. Ecco, sono scelte diverse, quindi così passerei la parola a Monica, innanzitutto chiedendole il perché soltanto un autore e poi di introdurci un attimo al lavoro dell'autore scelto intanto. Allora, la scelta di limitarmi a un solo autore in realtà è nata dal fatto che, guardando le application arrivate, molte di queste contenevano un portfolio completo e fra gli autori che mi interessavano di più ho iniziato a guardare questi portfolio, e quello di Maciej Olewa, che è l'artista polacco che ho selezionato per la mostra, ho trovato un progetto molto complesso e anche in un qualche modo ricco di tanti spunti, che quindi ho deciso di approfondire lasciando lo spazio completamente a lui. Il suo lavoro, in realtà, quello che vedrete qua nella stanza là in fondo, è parte di questa serie più ampia che lui sta realizzando, è un work in progress, che è una serie dedicata alle mitologie che nascono intorno a questa piccola città. Quindi tutto il racconto, tutti i vari racconti su cui si articola il suo progetto sono dei racconti ipotetici, non reali, non necessariamente con degli epilogi credibili o effettivamente possibili, ma sono tutti racconti che ci parlano in un qualche modo di questa piccola città, che di fatto è una città che non esiste, ma può esistere da qualsiasi parte, è quasi un archetipo della città, può essere la sua città natale in Polonia, può essere Fano, può essere la mia città vicino a Bologna, può essere una qualsiasi piccola città dove succedono delle cose, che sono tendenzialmente cose un po' angoscianti e un po' misteriose. Nei due video che vedrete, la parte fondamentale è composta da un aspetto narrativo, perché il suo lavoro in realtà si compone di tanti elementi, quindi in questo caso io ho scelto di concentrarmi sui due video di tutto il progetto, ma la serie si compone di installazioni, di sculture. Nel caso del video, l'aspetto narrativo, quindi mitologico, e dei racconti si concretizza proprio attraverso le parole, quindi attraverso dei sottotitoli a cui lui aggiunge delle immagini che sono immagini filmiche, che però hanno molto a che vedere con la fotografia. Quindi mi interessava un po' il fatto di uscire dal linguaggio fotografico pur senza uscirne completamente. Quindi questa è un po' la motivazione che mi ha spinto a scegliere questo lavoro, anche perché è un lavoro che ha una matrice antropologica e di conseguenza indaga il nostro vivere quotidiano all'interno degli spazi che abitiamo. Quindi per me questo è un aspetto molto interessante e fondamentale nell'arte contemporanea, la capacità di parlare di ciò che noi siamo oggi. Quindi questo è per rispondere alla tua domanda. Sì, grazie, e poi ti chiederò un altro contributo anche in relazione agli altri autori che adesso andiamo a coinvolgere, in primis Nicoletta Grillo,
che è una delle autrici della mostra Sistemi, curata da Elena Vaninetti e Matilde Scarmellini, e insieme a lei si possono apprezzare appunto in una delle celle dall'altra parte della Rocca anche i lavori, il lavoro video di Fiona Filippidis e un altro lavoro invece fotografico allestito nella stessa stanza insieme a Nicoletta Grillo di Martina Zanin. È una mostra questa che fa riferimento appunto, come dice lo stesso titolo, a dei sistemi, a delle relazioni che poi vengono declinate in vario modo dalle tre autrici e si sviluppa fisicamente in due stanze, appunto una dedicata interamente al video di Fiona Filippidis e l'altra ai lavori di Nicoletta Grillo e Martina Zanin. Abbiamo qui appunto Nicoletta, alla quale volevo chiedere non solo lo stesso excursus che adesso ti facciamo fare come gli altri, ma anche casomai qualche parola che credo che verrà spontanea nella visione stessa delle immagini sul libro che ha un peso significativo per quello che riguarda questo lavoro e ci permette anche un passaggio interessante poi quando andremo a parlare con Luca Massaro, visto che anche nel suo lavoro comunque il libro è una componente importante. A te Nicoletta. Grazie Luca. Allora sì, il lavoro che è qui in mostra si intitola Dialogo ed è appunto un dialogo attraverso la fotografia, quindi il tentativo diciamo di stabilire una comunicazione attraverso diciamo uno spazio mentale con una persona che è mia madre che è scomparsa l'anno scorso, e appunto attraverso diciamo non solo la fotografia come oggetto ma anche la fotografia come pratica, diciamo così. Per cui l'anno scorso avevo trovato una scatola di negativi in casa, tra cui c'era questo rullino che vediamo nell'immagine precedente, con moltissime immagini di gabbiani. Erano delle immagini che ho qua inserito in parte, molto immateriali in realtà, perché è completamente assente qualsiasi riferimento di contesto, cioè sono semplicemente delle immagini di gabbiani in cui l'unica materia, diciamo così, che si intravede è quella dell'acqua e poi del cielo, per cui delle immagini che in qualche modo ho trovato molto poetiche e che mia madre aveva scattato nel 1978 tutte su un unico rullino. In quell'anno aveva 20 anni e probabilmente in un'unica giornata ha realizzato queste foto in maniera anche quasi ossessiva di questi gabbiani. E sul rullino c'era scritto appunto che era stata una giornata sul lago d'Iseo vicino a Montisola sul Sano, quindi c'era annotato il posto di queste fotografie. Quindi diciamo ho sentito la necessità di tornare nello stesso luogo e fare una cosa molto semplice, cioè rifotografare dei gabbiani. Per cui appunto da qui è nato questa specie di dialogo, per cui diciamo le foto poi che ho realizzato io non avevo la necessità che fossero formalmente identiche a quelle di mia madre, ma semplicemente che ci fosse un'analogia che anche solo visivamente ricreasse questa idea di relazione. E per cui appunto questa relazione che poi visiva vedete nelle due stampe in mostra, ma che poi è una relazione appunto di tipo anche mentale e che mi sembrava potesse anche essere in un certo senso universale, cioè che altre persone potessero rivedere una relazione di altro tipo, semplicemente due persone diciamo che si parlano attraverso gli anni. Per cui poi questo lavoro ha trovato una forma più completa attraverso un libro d'artista che ho realizzato in 25 copie, l'ho realizzato diciamo sulla spinta di questo festival, quindi è un lavoro nuovo che ho portato qui. Ed è un libro che diciamo si compone di queste due parti, inizia da un lato e poi al contrario dall'altro lato, e
dove ho scelto appunto di mantenere un'idea di trasparenza, per cui il libro è stampato su una carta molto leggera, con una copertina però che per contrasto invece è più rigida, e le immagini, diciamo, galleggiano su questo interno più scuro, più blu. E il fatto che appunto questa carta sia così leggera un po' è legata, diciamo, alla fragilità di questa connessione, e un po' mi permetteva di, con questa trasparenza, di avere l'elemento del gabbiano come un elemento sempre visibile scorrendo le pagine del libro, e quindi idealmente come una frase, diciamo, che continua, come un discorso musicale che ha una frase continua, ecco. Siccome appunto ci sono queste pagine stampate solo a fronte, non ci sono fronti e retri, quando ci sono delle immagini orizzontali ci sono poi anche due pagine bianche magari con delle trasparenze, e anche questo spazio bianco era abbastanza importante per me, perché diciamo l'immagine di mia madre e le mie erano come due punti, un punto di partenza e un punto di arrivo, però nella mia idea c'erano anche delle, c'è un altro spazio per riempire, diciamo, questo dialogo. Un altro lavoro che ho portato qui è un lavoro che in realtà è nato sempre da questa scatola di pellicole che ho trovato, però è un lavoro leggermente precedente, ed è un lavoro puramente di scelta, diciamo, di rilettura di queste immagini che aveva scattato mia madre sempre alla fine degli anni 70, sul tema del femminile, cioè dell'attivismo femminile alla fine degli anni 70, perché tra questi rullini ho trovato alcune fotografie di manifestazioni per i diritti delle donne, convegni sul tema del femminile, come queste immagini, che sono, una è una manifestazione davanti all'ospedale Mangiagalli, e questa è una ragazza in una manifestazione a Milano. E tenete presente che alla fine degli anni 70, diciamo, è stata un po' la coda dei movimenti femminili di quegli anni, e ci sono state anche alcune cose riconosciute a livello istituzionale come la legge 194, che è del 78, quindi era un momento probabilmente molto, molto vivo, e quindi c'erano queste immagini, diciamo così, di memoria collettiva di questi momenti. Però oltre alle immagini di, diciamo, di memoria collettiva, che poi si muovono nello spazio della città di Milano, quindi mostrando anche una immagine della donna diversa da alcune fotografie precedenti, di epoche precedenti, che mostrano le donne come donne operaie in fabbrica oppure nello spazio della casa in campagna, mentre qui si vede appunto una donna che va nello spazio della città e che sembra chiedere un cambiamento di ruolo. Diciamo, accanto appunto a questa immagine di memoria collettiva ci sono delle immagini della memoria privata, che sono delle foto anche un po', se vogliamo, un po' adolescenziali, un po' giovanili, perché comunque sono le foto della quotidianità di una persona che aveva 20 anni e quindi di una quotidianità degli anni 70 che poi rimane molto vicina a quella dei ragazzi di oggi, ovviamente. E niente, poi da questo progetto è nata una mostra, però è un progetto ancora, diciamo, aperto, ma invece quest'altro progetto, Borderscapes, Paesaggi di confine, è un progetto che ho portato avanti per un po' di tempo, diciamo così, sul tema del confine tra l'Italia e la Svizzera. In questa immagine vediamo le rovine, diciamo, delle cinte murarie di Como, però in realtà poi tutta la mappatura si sviluppa come immagini di aree di confine dove o la struttura del confine non è visibile, o comunque il confine è facilmente attraversabile, e quindi abbiamo, diciamo, dei paesaggi che sono spesso paesaggi comuni, molto marginali, dove in realtà ci sono due entità geopolitiche nello stesso spazio, però c'è un'apparente continuità e un'apparente apertura. In realtà poi
questa apparente apertura è un po', come dire, negata dai sistemi di sorveglianza tecnologici che vengono usati oggi in maniera massiva soprattutto dalla Svizzera, che in realtà ha una forma di controllo del confine anche molto violenta, ma che non è visibile, quindi mi sembrava un po' una contraddizione interessante. E questo tema del confine poi l'ho trattato attraverso dei dittici, a volte scomponendo l'immagine dei paesaggi in due immagini che continuano, perché quel tema del doppio è in qualche modo legata al confine, che ha sempre due lati. E anche qui vediamo delle porzioni, diciamo, di confine aperto. Sono luoghi a volte anche molto simbolici, come il balcone d'Italia, che è questo spiano sul lago di Lugano, sotto cui c'è il balcone della Svizzera a distanza di un metro. Diciamo che nelle tue parole si leggono alcuni aspetti che potremmo anche estendere a una sorta di necessità, forse la chiamerei, anche della fotografia di questi anni, ma anche generazionale, diciamo, comunque questa attenzione a volte per l'immagine d'archivio, che l'archivio sia personale o che sia invece collettivo, insomma questa volontà di rimettere in gioco alcune immagini, alcuni contenuti che, come mi raccontavi anche oggi pomeriggio, poi in un certo senso nasce anche da esperienze che hai fatto direttamente anche all'interno di archivi. Ecco, questo è un grande tema, un macro tema che col passare dei decenni viene però affrontato sempre in maniera diversa, e quindi è un tema che rimane sempre contemporaneo, e mi sembra che tu in maniera anche molto personale però lo vai a tirare fuori, lo vai a far rivivere, sia con le immagini di cui ci hai parlato, che sono ovviamente molto intime, molto personali, visto che appartengono alla tua famiglia, e sia quando invece comunque puoi compiere un'operazione del genere anche altrove, in altri territori sempre attinenti al prelievo. Sì, sicuramente così. Per chi è un po' attento, diciamo, alle pratiche della fotografia oggi, ci sono veramente un'infinità di progetti che ragionano sul tema dell'archivio, e forse si pone anche un po' un tema di autorialità, nel senso su chi sia l'autore dell'immagine, se è chi materialmente le realizza o chi gli dà, diciamo, un significato, un uso diverso, però sì, effettivamente, come raccontava Luca, la mia stessa pratica fotografica è nata innanzitutto da delle esperienze di osservazione di archivi, perché proprio il primissimo tirocinio che ho fatto con un fotografo è stata un'esperienza un po' particolare, in cui per 3 mesi mi ha messo, diciamo, a guardare tutto il suo archivio sulla produzione di 10 anni, chiedendomi di fare una scelta di quello che io vedevo di più interessante in queste immagini, e dicendomi appunto che con ogni ragazzo che lavorava con lui faceva questa operazione, e ogni volta lui stesso scopriva delle cose nuove nella sua pratica fotografica, e le persone scoprivano cosa trovavano di interessante, ed erano sempre delle letture diverse, quindi questo, mi posso immaginare questa operazione replicata su altri archivi, altri materiali che ci sono, a cosa potrebbero portare, diciamo. Certo, e con te appunto abbiamo parlato anche del libro, appunto il libro che abbiamo visto nelle immagini, il libro che hai realizzato proprio per noi, diciamo, insomma, che hai portato qui in mostra. Il tema del libro, ne approfitto per dirlo, l'abbiamo detto più volte qui a Centrale Festival, per noi particolarmente caro, tant'è che ogni anno invitiamo un editore
a portare le proprie pubblicazioni. Ecco, quest'anno abbiamo Tommaso Parrillo di Witikiwi, che avremo poi il piacere nella giornata di domani pomeriggio di intervistare, quindi di capire varie cose che riguardano la casa editrice, e che è presente in questi giorni appunto con il suo tavolo, con le sue proposte editoriali, ed è importante apprezzarle, è importante capire lo sforzo che c'è dietro alla produzione di un libro, sforzo che è dell'autore ma è anche dell'editore che decide di produrlo e decide di metterci anche la sua competenza a riguardo. Abbiamo avuto uno spiacevole caso ieri di furto dei libri della casa editrice Witikiwi, un furto che per certi versi può anche far piacere, perché vuol dire che sono ambiti e sono piaciuti, però un furto che dispiace anche, soprattutto per il nostro ospite, per Tommaso, che si è visto sottrarre, ecco, alcune pubblicazioni, cosa che non è molto carina da fare. Spero che chi l'ha fatto l'abbia fatto in buona fede, pensando che fossero gratuiti, ma sappiamo bene che i libri costano e devono costare per il sostegno dell'editore e dell'autore che tanta fatica ha impiegato per realizzarli, e quindi vi invito a guardarli questi libri e anche ad acquistarli se volete e se potete, perché è importante dare valore al gesto artistico che sta dietro anche a una pubblicazione. Del libro parliamo anche con Luca Massaro, che appunto all'entrata della sua mostra e sulla colonnina che caratterizza appunto i punti di accesso di tutte le 7 mostre che sono allestite qui alla Rocca Malatestiana, si trova proprio un libro che sembra quasi annunciare poi anche il lavoro che ha all'interno ed è parte integrante del suo progetto. La mostra è a cura di Marco Paltrinieri, l'autore è qui, è Luca Massaro, e quindi chiedo a lui un po' qualche informazione per avvicinarsi alla sua opera, e poi dopo anche con te guardiamo il PDF che ci hai portato. Ciao a tutti, si sente, sì, no? No, intanto secondo me sì, ogni talk, ogni mostra curata da un curatore è un'occasione per un dialogo, per un laboratorio, per capire come un lavoro precedente ha a che fare col lavoro successivo, come un libro ha a che fare con un'installazione, come una didascalia ha a che fare con una parola. Quindi adesso vedo già il PDF aperto, partiamo dall'inizio, è esattamente questo che dicevo, come un'immagine ha a che fare con una diascalia, come un'immagine ha a che fare con la parola, come un significato ha a che fare con un significante, come un... Questo è il primo libro che ho scattato durante gli anni di università, erano il 2012 e il 2015, Giappone, America, Europa, eccetera. In giro per il mondo, invece che scattare, non so, paesaggi, eccetera, proprio perché non ero un fotografo, scattavo parole, e una parola che... e quindi sì, avrò raccolto qualcosa come, non so, un archivio di 500 fotografie di parole. In questo libro pubblicato da Danilo Montanari, che è un editore storico che tra l'altro sarà ospite tra un po' di giorni qua a Centrale Fotografia, e ho messo insieme anche con la cura di due curatrici di Roma Tre Terzi tutte le parole che avevano a che fare col medium fotografico, e intanto tutti i miei lavori hanno sempre a che fare con il linguaggio fotografico, vedrete anche questo in mostra, questo qua si chiama addirittura fotografia. E quindi è sempre lì che si ritorna, e che rapporto c'è tra luce e parola, tra foto in greco significa luce e scrittura, e come si compone il medium fotografico fin dalle origini e come cambia oggi rispetto ai nostri padri, ne parlavamo ieri, come... i nostri padri, insomma, a livello di influenze, e com'è il rapporto tra immagine e didascalia, immagine e parola oggi. A me interessa questo, e più faccio talk, più faccio interviste, più faccio mostre, più mi accorgo che anche inconsciamente ritorno sempre lì, ritorno poi a quello che ho studiato, ritorno
a quello che ho sempre fatto, quindi il rapporto tra immagine e parola, che può andare dalla letteratura all'ukiyo-e in Giappone, ho vissuto un po' in Giappone, all'emoji, alla memetica, e al rapporto sempre che c'è tra un titolo e una mostra, tra un libro e un'installazione. E in questi anni ho fatto tante esperienze in giro, però alla fine mi interessa proprio, invece che raccontarvi nei dettagli tutte, proprio un talk è sempre un'occasione per capire cosa c'entra l'uno con l'altro, no? Nel senso, e alla fine inconsciamente mi rendo conto che tutti hanno sempre a che fare con questa roba qua, e hanno sempre tutti a che fare col rapporto che c'è tra ukiyo-e, anche che è il primo libro, questo che vedete qui in fondo, si parla di 7 anni fa, avevo 19 anni, e in Giappone ukiyo-e nel mondo giapponese è l'unione di un dipinto tradizionale a una didascalia che è calligrafa, la calligrafia all'unione all'interno della tradizione del quadro giapponese di immagine e parola. E mi trovo che oggi, dopo 8 anni, ho fatto sempre la stessa identica cosa. Ho fatto quel lavoro che avete visto all'inizio, che è immagine e parole in maniera evidente, e che ha girato poi molto, qua vi ho scritto le varie mostre, eccetera. E poi anche questo di oggi, che è un lavoro assolutamente più complesso, assolutamente più sfaccettato, assolutamente più libero, in un certo senso anche meno concettuale, e quegli altri lavori sono più collegabili all'arte concettuale, mentre questo è, volevo essere fotografico, volevo girare nei posti in cui volevo andare, eccetera. È un lavoro più fotografico, ma sempre lì si ritorna, e il libro che vedete lì all'entrata, come diceva Luca, ha esattamente lo stesso numero di pagine di didascalie, lo stesso numero di pagine di immagini, che è la classica cosa del libro tradizionale fotografico. E però oggi cosa significa? Oggi abbiamo le immagini dappertutto, e oggi lasciare una pagina bianca solo per la didascalia significa che la didascalia ha un peso enorme nella narrazione del libro. Se non si legge la didascalia, se si sfoglia il libro, dici chi è Vietnik. Se ti leggi le didascalie, se ti leggi l'apparato testuale, l'hai già capito, e quindi ve lo lascio capire a voi. E sempre oggi mi chiedo piuttosto cosa hanno a che fare queste immagini con le immagini del passato. Hanno a che fare qualcosa di evidente a livello grafico, qua ho un'immagine in cui ho vissuto 6 mesi in America, invece che fotografare magari l'America di per sé, anche lì inconsciamente mi ritrovo a fotografare la camera da letto in cui vivevo. Questo è il mio letto, non ve lo dovrei dire forse, però questo è il mio letto, insomma, e qua c'è scritto New York, e invece che fotografare New York ancora mi ritrovo inconsciamente a fotografare la didascalia, mi ritrovo a fotografare nuovamente il rapporto ambiguo, il rapporto duale, il rapporto di dualità che è insito al medium fotografico. Ogni volta che scattiamo una fotografia c'è una costruzione performativa dell'immagine, c'è uno sdoppiamento dell'identità e c'è un doppio. Ci sono 2 cuscini, ci sono 2 New York, c'è il cannocchiale che significa vedere, vedere vicino, vedere lontano, questo invece è Los Angeles dove ho vissuto l'anno dopo. È anche la sede di Google, e quindi anche Google cosa significa oggi? Significa lo sdoppiamento che c'è tra Google Maps e la mappa, cioè lo sdoppiamento inevitabile che tutti sentiamo in ogni immagine che vediamo. Ogni immagine è uno sdoppiamento, e lo diceva Roland Barthes, lo capiamo in un secondo tutti noi. E Google Maps, di nuovo l'immagine precedente, anche qua ci sono padre e figlio, ci sono Google Street View, però in questo caso la street si chiama esattamente Google, e quindi insomma c'è un cortocircuito particolare, c'è di nuovo il doppio, c'è di nuovo tutto il lavoro Vietnik che trovate lì è sul doppio, trovate, e il titolo della mostra precedente era Sing Double a Metronome, che Luca conosce, era Sing Double proprio perché il doppio, mi sono accorto un'altra cosa che ritorna anche inconsciamente nel mio lavoro. Questa, eccola qui la mostra,
Sì, in double perché c'era sempre una stanza buia, una stanza illuminata, una stanza tradizionale, di fotografia tradizionale, una stanza di sperimentazione. Quindi ho sempre, ma non solo io, cioè credo anche storicamente, Luca saprà dire più di me a riguardo, e credo la fotografia abbia sempre bisogno di appoggiarsi a un altro medium, probabilmente lo diceva non so chi, ma insomma qualcuno diceva questa cosa qui. E quindi anche nel mio caso è così, e nel mio caso però in particolare ci si appoggia sempre al rapporto che c'è tra una didascalia e un'immagine. Pensate solo che in un museo statisticamente l'immagine che ha la didascalia più lunga è quella in cui il visitatore passa più tempo. Non è l'immagine più importante del museo, è quella con cui la didascalia più lunga. Quindi io mi concentro su questo rapporto, mi concentro sul rapporto che c'è sempre tra un titolo, e quindi tanto più che nella mostra, per finire, e nella mostra che trovate qua alla mia sinistra, alla nostra sinistra, c'è addirittura solo un'immagine, cioè invece che portarvi tutto il libro abbiamo deciso con Marco, il curatore, di portare solo ed esclusivamente un'immagine. E quindi è esattamente il contrario, no? del libro, che ha 152 pagine, è un racconto, ha dei capitoli, ha dei rapporti assolutamente studiati da molti punti di vista. In questo caso abbiamo portato solo un'immagine e abbiamo deciso di condensarli in un titolo, che è Dark Room, che di nuovo ritorna al linguaggio fotografico, e ritorna di nuovo alla stessa cosa che ho fatto fin dall'inizio, cioè allo sdoppiamento che c'è tra il linguaggio fotografico, l'ambiguità che c'è in questo linguaggio. E Dark Room può per alcuni di voi ricordare la camera oscura in cui si sviluppa la fotografia analogica, tutte le immagini sono scattate in analogico e con questo libro smetterò completamente di scattare in analogico, e quindi ciao. E la prossima è Dark Room, e può anche dare un'idea di in generale camera oscura, ma anche la Dark Room della club culture, o comunque in generale anche più semplicemente per tutti una stanza buia in cui entri, che è esattamente il contrario rispetto alla white cube in cui siamo abituati ad esporre un lavoro fotografico. Quindi chiedersi come si può esporre un lavoro fotografico in maniera differente. E quindi sempre un ragionamento che ha a che fare con il lavoro, il linguaggio fotografico e il rapporto che c'è tra titolo, installazione, libro e installazione, ma è sempre in generale tra immagine e parole. Io ho una domanda per te. Tu sei anche il fondatore di uno spazio a Milano chiamato Gluck Bar, attraverso cui oltretutto ti occupi di curare dei progetti di DJ set o di feste a seguito di festival, come nel caso di Reggio Emilia negli ultimi 2 anni, se non sbaglio. In che modo questi 2 aspetti della tua produzione, quindi una produzione più curatoriale come quella di Gluck Bar e una produzione più creativa come artista, come i lavori che ci hai appena fatto vedere, convivono, e che ruolo ha la musica in questo processo? Sì, esatto, questo è un altro aspetto molto importante, quindi grazie della domanda. Assolutamente sono strettamente collegati, tanto che chi è venuto a qualche festa Gluck Bar si è accorto che anche quando c'è un DJ set c'è questa attenzione al titolo del DJ set, c'è un'attenzione al tipo di installazione, le luci possono anche assomigliare in un certo senso. La mostra che vedrete qua può assomigliare di più a un DJ set di quelli che abbiamo fatto a Gluck Bar piuttosto che al mondo del libro, al mondo del libro, che evidentemente ha a che fare con la fotografia analogica. Quindi se da una parte c'è la Dark Room della camera oscura,
dall'altra c'è anche un'esperienza che non voglio più neanche nascondere, no? Un'esperienza che mi differenzia, credo, rispetto a, ai maestri da cui prendo. E Gluck Bar è uno spazio in via Gluck, è uno spazio in cui abbiamo fatto tante installazioni collettive, una in particolare di cui sono molto contento, che si chiama Retina, che mi invito ad andare a vedere, con tanti dei miei artisti preferiti che credo stiano facendo la nuova fotografia italiana. E basta, hanno sempre, anche Retina era sempre esattamente, anche lì era una dualità molto semplice in realtà. Retina è l'occhio e Retina è anche lo schermo del computer. Retina è la marca Apple dello schermo del nuovo computer. E noi tutti guardiamo l'immagine, quasi sto guardando un'immagine su uno schermo Retina e anche voi la state vedendo proiettata. Retina è anche l'occhio con cui la guardate, Retina è questo sdoppiamento che c'è nella contemporaneità tra l'immagine retinica e l'immagine fatta retroilluminata, in un certo senso, di un lightbox, di un tanto più proprio per questo io utilizzo il lightbox, non lo utilizzo per Jeff Wall, lo utilizzo per il computer, per la retina, e quindi si ritorna sempre esattamente alla stessa roba, alla dualità dell'immagine contemporanea, alla dualità del retina e della mostra e del linguaggio fotografico. Grazie. Allora, ringrazio molto tutti loro per il contributo, appunto le due curatrici e gli artisti che appunto ci hanno illustrato i vari progetti, anche gli artisti, ovviamente i curatori che non sono presenti stasera ma lo sono state nella serata di ieri. Quindi a conclusione di questa serata non mi rimane che ricordarvi che domani continua la terza giornata di Centrale Festival, alle ore 11 faremo una conversazione con la qui presente Daniela Ardiri e con Melanie Cibrario Ruscat, che sono le protagoniste della mostra Ritratti a cura di Cipio del Studio, e alle ore 16, come ricordavo prima, il talk invece con Tommaso Parrillo di Witty Kiwi. Alle ore 18 un altro appuntamento importante, avremo ospiti Paolo Barbaro e Claudia Cavatorta, e parleremo insieme a Marcello Sparaventi del libro Nuova Fotografia Italiana, un omaggio al critico Giuseppe Turroni. Per concludere queste tre giornate inaugurali di Centrale Festival, nella serata di domani alle ore 21 faremo una visita guidata completa a tutte le mostre presenti qui all'interno della Rocca Malatestiana, così poi da salutarci e ritrovarci qui per il finissage il 28 e il 29-30 di giugno, in cui chi vorrà potrà fare la Summer School e gli altri sicuramente potranno godersi due talk importanti, che sono quello di Danilo Montanari, appunto l'editore che ha pubblicato anche il libro di Luca Massaro, che avremo ospite, ci racconterà un po' tutta la sua carriera editoriale qui appunto su questo palco, e la serata successiva, il 29 giugno, invece il gallerista Enrico Stuni, così da concludere il mese di giugno e questa 11ª edizione di Centrale Festival. Quindi vi aspettiamo domattina con il primo incontro delle ore 11. Vi ringrazio dell'ascolto e lasciamo adesso il posto a un concerto che è stato organizzato appunto dalla Rocca Malatestiana. È prevista nel programma una visita guidata che chi di voi volesse fare la possiamo fare in piccoli gruppi, anche se ci sarà il concerto, e appunto chi vuole delle informazioni specifiche relativamente alle mostre appunto si avvicini a noi, vi condurremo in maniera più puntuale anche casomai nelle mostre di cui non abbiamo parlato questa sera ma che comunque sono presenti, ovvero quella l'altra parte diciamo della mostra di Elena Vaninetti e Matilde Scaramellini, la mostra a cura di Claudia Lofeloz, che appunto non abbiamo citato completamente questa sera, però possiamo condurvi e introdurvi all'opera appunto in una piccola visita guidata. Grazie di nuovo e buona continuazione di serata.